Allora, il presidente è appena andato via, un'importante presenza, grande impegno per questo territorio. Ma certamente è venuto con atti concreti, con dei decreti di finanziamento che riguardano la viabilità, una serie di annunci che non sono soltanto formalità, ma sono nel patto per il Sud, 450 milioni di euro di finanziamenti per l'area del Cilento, la metanizzazione, sui trasporti, sulla viabilità, insomma una serie di interventi che sicuramente andranno a migliorare e a creare una precondizione per lo sviluppo. Mi pare che la risposta è stata molto insomma forte da parte del territorio, tanti amministratori locali, e il presidente è venuto non a mani vuote, ma io credo che questi incontri saranno molto frequenti, perché dei 14 miliardi di euro che la Regione Campania ha a disposizione di fondi comunitari e nazionali, una bella fetta arriverà per le nostre aree. Che dice, siamo giunti, come dire, a un momento importante, dopo tanta sofferenza qualcosa inizierà a cambiare in questo territorio? Ma non è soltanto una speranza, questa è una certezza, perché ormai la programmazione delle opere, degli interventi è fatta, i finanziamenti ci sono, però come lui ha detto si raccomanda anche alla classe dirigente locale di non perdere tempo, di utilizzare il criterio delle priorità, di fare le cose per bene, le cose serie, e ovviamente non tocca soltanto alla parte pubblica ma anche ai privati, perché lo sviluppo si fa se tutti i soggetti di un territorio partecipano e hanno voglia di crescere, di investire e di rischiare. Cilento TV.